è un artista che si iscrive in questa storia di questo sviluppo stilistico della pittura europea, piuttosto europeo direi, un po' meno americana del dopoguerra, chiaro, ha il suo posto lì e speriamo quello vada a recuperarlo. L'artista è Luigi Pericle Giovannetti, la sua marmotta Max divenne famosa, poi lui si ritirò sul Monte Verità ad Ascona. Nell'approfondimento viaggio alla scoperta del personaggio ne parleremo anche con il critico d'arte Philippe Daverio. Buonasera, oggi vi portiamo alla scoperta letteralmente di un tesoro che nessuno si aspettava, che nessuno conosceva, ma che adesso è venuto alla luce. È quello di Luigi Pericle Giovannetti, un nome che forse vi dirà poco, forse qualcosa di più a chi è un po' più anziano. La sua marmotta Max negli anni 50-60 ha fatto il giro del mondo, ma ora si scopre che di lui come artista c'è molto molto di più. Fra un po' ne parliamo piacevolmente anche con Philippe Daverio, che è già qui con noi e per questo lo ringrazio, ma prima addentriamoci in questo tesoro che siamo stati a visitare per voi. La marmotta Max, qualcuno la ricorderà, magari un'immagine lontana, ma negli anni 50 e 60 aveva avuto un grande successo. Pubblicata su quotidiani di tutto il mondo, era diventata un personaggio. A disegnarla Luigi Pericle Giovannetti, scomparso nel 2001 ad Ascona. Andrea Biascacaroni, che era suo vicino di casa fin da ragazzino, se lo ricorda bene. Andavo a trovarlo perché lo disturbavo, perché organizzavo sempre delle feste in casa e quindi sapevo che il sabato sera l'avrei disturbato. Disturbato perché sapevo che lui era molto ritirato e meditativo e allora andavo a chiedergli il permesso, lui cercava di distogliermi dicendo sì ma sai mi disturbi veramente un po' tanto. Dicevo, ma è difficile spiegare Luigi Pericle, quando andavo a trovarlo era, boh, innanzitutto faceva gli oroscopi, quindi questo è già una cosa un po' particolare, quindi era come stare in presenza di una grande anima, una persona molto molto evoluta, che sapeva, un saggio, un maestro, insomma. Un uomo affascinante, mistico, nato nel 1916 a Basilea da madre francese e padre italiano, Luigi Pericle Giovannetti era arrivato ad Ascona nel 1965. Si era trasferito sul Monte Verità in una villetta che aveva ricevuto in dono dal suo mecenate, Rudolf Stechlin, un grande collezionista basilese che aveva deciso di puntare su di lui. 15 anni dopo la sua morte, la villetta è diventata di proprietà dei coniugi Greta e Andrea Biascacaroni. Il giardino era una giungla. In realtà facevamo fatica ad accedere proprio all'ingresso della casa e all'interno della casa c'erano tantissimi libri, completamente sommersa da libri. Da lì abbiamo dedotto che era il precedente proprietario Luigi Pericle era un uomo molto molto colto e assolutamente uno studioso. Tanti libri ma anche un'immensa produzione artistica, ben 6.000 fracchine, oli, acquarelli, un ritrovamento che potrebbe rivelarsi un tesoro. Le persone, quando le conosci da sempre, io non è che mi rendevo bene conto di chi fosse, l'ho scoperto adesso quando ho visto che ha esposto con Picasso, Dubuffet, Asger Jorn, Frank Stella, St. Francis, e che poi aveva come editore Macmillan a New York, e l'ho capito dopo effettivamente chi fosse. Un giorno, mentre ero al lavoro, Andrea mi chiamò e disse: Greta, mentre sto portando via tutto il contenuto, mettendolo via, ho scoperto un catalogo. Ho detto, va bene, dimmi. È un catalogo della De Agostini su monografico su Luigi Pericle. Al che ci siamo detti, ma qualcosa allora sta succedendo. I due coniugi si appassionano e inizia la ricerca e la catalogazione dell'immensa produzione, fino alla decisione di far tornare sotto i riflettori un personaggio che, pur continuando ad esprimersi a tutto tondo, aveva voluto ritirarsi dalla scena artistica alle soglie del successo. Abbiamo compreso l'importanza del nostro ruolo, per cui noi sentiamo l'onere e l'onore di questo progetto che vogliamo portare avanti con grande attenzione e cura. Un'intuizione vincente, a confermarlo il nuovo direttore del Masi, Tobia Bezzola.
in questi casi, quando viene ritrovato l'opera di un artista dimenticato, spesso si tratta poi di un'arte un po' particolare, che magari ci sono delle ragioni che un personaggio si è isolato dal mondo. Noi invece, al contrario, abbiamo qui un caso di un artista 100% professionale. Si vede che era un professionista che conosceva l'arte, che conosceva, era all'altezza del suo tempo. È un artista che merita di trovare il suo posto, e lo troverà nella storia della pittura nazionale e internazionale del dopoguerra. Una sorpresa come ogni tanto capitano, una sorpresa affascinante. Filippo Daverio, critico d'arte, buonasera. Buonasera a lei. Come appunto ogni tanto capita, adesso bisogna collocarlo, metterlo da qualche parte, questo Luigi Pericle sconosciuto fino a poco fa. Ma capita abbastanza raramente. È curioso che capita solo in Ticino, perché nel resto del mondo c'è sempre qualcuno che spinge, che fa, che ottiene. È anche un caso di curva di Gauss. Sapete, la curva di Gauss è quella roba che più una cosa è rara, più si ripete due volte. Allora, già la seconda volta che mi capita in Ticino, perché 30 anni fa ebbi la fortuna di aprire la cascina di Montagna in Val Bregaglia, dove stavano tutte le opere di Verlaine, e feci la prima grande mostra di Verlaine a Milano. E adesso mi ricapita una situazione analoga, cioè come se la storia di un essere umano importante da un punto di vista creativo, non dimenticato allora, ma ritiratosi per i motivi suoi, puff, il diavolo che salta la scatola. Allora lei è fortunato, perché ha detto che capita molto raramente, ma lei è capitato già due volte. Per curva di Gauss. Un Verlaine salvato una volta, grazie a Filippo Daverio, salvato una seconda, ve l'abbiamo raccontato l'estate scorsa, dall'alluvione, dalla frana che ha colpito la Val Bregaglia. Ma torniamo a Luigi Pericle. Adesso ci sarà un gran lavoro da fare di analisi per capire, in quel panorama che abbiamo sentito, anche accennato nel servizio, dove collocarlo, che posto dargli nell'arte di quegli anni. Ma lì ci sono sempre due strade. C'è una strada intellettuale, che è abbastanza seria, e che è quella di dire: esiste, lo pubblichiamo, ne parleranno magari alcuni musei e magari si faranno anche delle mostre. E poi c'è la strada invece molto attraente, che è quella commerciale, perché in fondo 5.000 opere chiamasi tesoro, cioè se volessimo valutarli sono tanti franchi, di più di quando ci danno gli stipendi a noi. Sicuramente artistico, probabilmente sì, a livello monetario. Anche a livello monetario. Allora, sono due strade parallele. Per fortuna una aiuta l'altra, perché la notorietà spinge il prezzo e il prezzo spinge la notorietà. Però tutto ciò avviene in una struttura della comunicazione visiva che oggi in Europa si è molto impoverita, perché comandano quattro guru che stanno lì fra New York e dintorni, e noi siamo un po' le colonie. L'Italia ha molto più colonie, la Svizzera ha dei diritti di indipendenza, e lui ha una grande fortuna, è che nasce nel luogo deputato come luogo super aristocratico, perché è come dire posto Schwitzer, cioè uno svizzero di Basilea, che non è uno svizzero qualsiasi. Svizzero è per di più Basilea, esattamente, in questo crocevia anche sì, culturale. Basilea è importante, perché Basilea è stato il luogo della grande avventura del Pailer, la fondazione esiste ancora, la fiera dell'arte, bla bla, l'incrocio fra Francia, Germania e Svizzera, cioè è un luogo importante dal quale lui ha tratto delle cose, perché lui ha annusato tante robe che avvenivano, annusa un po' il Marino Marini, ha astratto quello dei Cavalieri, annusa un personaggio straordinario di cui ho avuto la fortuna di occuparmi, che è Mark Tobey, è un americano scappato per rifugiarsi eticamente lì, e tutti e due afflitti dalla stessa passione esoterica per l'Oriente, perché poi la liberazione era mi sposo agli americani, a loro, oppure mi sposo a delle cose misteriose. Ha parlato di Mark Tobey scappato, possiamo forse usare lo stesso verbo, scappare, per Luigi Pericle. Lascia Basilea, viene e si rifugia ad Ascona, sul Monte Verità, un luogo particolare. Sì, a mio parere questi tipi esoterici annusano che il magnetismo di Ascona è diverso, cioè l'atmosfera Monte Verità e quell'atmosfera lacustre particolare, le montagne dietro, è una cosa che li attira. In fondo c'è venuto anche Bakunin,
no? Allora lui si rifugia lì e fa una vita per conto suo, cioè non gli importa nulla di ottenere il successo. Gli piace questa idea del fumetto, no? Il suo marchio. O forse lo rifugi proprio, perché il successo con Max, con la marmotta, l'aveva già ottenuto. Sì, sì, lui il successo ce l'ha, lui è a posto. E poi ci sono personaggi del genere che non hanno bisogno di molto per vivere. La casa è bella, luogo è uno fra i migliori del globo terrestre, la vista fa piacere, e cosa chiede di più dalla vita? E continua a fare il suo lavoro da artista, molto particolare. Credo che oggi riscoprirlo aprirà una curiosa sensazione. Sarà rivalutato indubbiamente. Io penso proprio di sì, cioè non è un caso banale. Adesso non facciamo questa trasmissione e ogni zia pensa che il prozio abbia nell'armadio un tesoro del genere, potrebbe essere il nostro un intervento criminale da quel punto di vista. Tutti a aprire casse nelle soffitte. Sì, per scoprire l'artista scomparso. No, è un caso veramente molto raro ed è un caso estremamente importante e efficace. Questa è la parte interessante. E a mio parere è una cosa di cui il Ticino deve andare fiero, perché essere il luogo di rifugio, in fondo qui è nato Dada, i più svegli antimilitaristi della Prima Guerra Mondiale giravano qua intorno ad Ascona, da Clay compreso. Lui questa roba l'hanno usata e gli ha dato senso. Ogni tanto però scoprire un tesoro può anche essere scomodo, aver fra le mani qualcosa del genere. Lei è da qualche tempo, qualche settimana, che ha il privilegio, l'onore di osservarlo e guardarlo. Che tipo di discorsi si fanno con chi l'ha scoperto, con il direttore, l'abbiamo sentito, del Masi, con lei? Bisogna gestirlo anche. Si spera sempre nel successo. Si spera nel successo e si sa che il successo non è facile da ottenere, perché il mondo attuale non è più quello degli anni del dopoguerra. Posso interromperla? Si spera nel successo perché? Per orgoglio nostro o per restituire, in questo caso, a Luigi Pericle quel che è di Luigi Pericle? Il successo è un animale composito. Comprende se stessi, comprende la situazione, comprende l'autore, comprende anche il valore economico, tutta la cosa. Cioè, d'altro canto, è il complesso di Alibaba. Cioè, andiamo tutti, oppure capita Nuncino, andiamo tutti alla ricerca del tesoro. E ritrovare il tesoro all'interno della propria identità culturale è il più bello di tutti i tesori. Perché una roba è il denaro o la ricchezza per i dobloni, un'altra cosa è l'arte nella quale ci riconosciamo. E allora, Filippo Daverio, grazie mille di essere stato nostro ospite questa sera per parlare di Luigi Pericle. Io credo proprio una scoperta per tutti noi. L'arte del XX secolo appena concluso sembra un territorio chiaro e totalmente esplorato, eppure può riservare ancora delle sorprese. Ho appena fatto una scoperta che mi ha lasciato stupito, ed è quella di un fondo vastissimo di un artista d'origine italiana nato a Basilea e vissuto in Svizzera. Siamo ad Ascona, luogo magico, esoterico e iniziatico. Sotto le palme si cela la casa di Pericle. E qui inizia la scoperta. Trovo una apparente Madonna con bambino, che in verità è la Dea Kali. Quindi alla scoperta del mistero. Un mobile monetiere inglese dell'Ottocento, con dei cassetti pieni di reperti pittorici. E ovviamente un libro sopra che mi spiega quasi tutto. Trattasi di Luigi Pericle, che dal cognome potrebbe sembrare un signore italianissimo, invece è nato durante la Prima Guerra Mondiale a Basilea ed è cresciuto come Postler. Gli abitanti di Basilea sono degli svizzeri un po' particolari, in quanto per colpa del fiume e dell'incrocio dei territori sono sempre in un punto di movimentazione delle culture del mondo intero. E così inizia l'indagine sul caso Luigi Pericle, davanti ad un suo quadro che mi commuove assai, perché riprende un oggetto che per la Svizzera è fondamentale, anche se gli svizzeri non lo sanno, il triangolo di Paul Klee, che è il triangolo anche di Kandinsky ed è il primo passo per uscire dalla tradizione figurativa nella dimensione della mente moderna. E anche il cerchietto fatto appunto ha il suo diritto ad esistere.
continuo con i segreti della cassettiera. Un piccolo oggetto perfettamente ordinato con tutti i parametri alla Klee. Un altro dove lo stesso curioso Pericle si è divertito come un pazzo a muovere e commuovere la materia astratta. Che cos'è questa pizzeria? È la lettura indiana della cosmogonia e attraverso la lettura della cosmogonia la comprensione del mondo dell'individuo. Una delle normali riviste d'arte storica, Tu, che racconta la saga dei Stecklin, i famosi collezionisti di Basilea, quelli che contenevano in una casetta assolutamente modesta una collezione d'arte che sembrava più importante di quella del MoMA. E all'interno di questo numero, accanto a un bel Hodler, accanto a dei Picasso iniziali, un Chagall storico e antico che più ebraico di così non si può, e infine il ritratto del signor Stecklin, in fondo uomo vero. Mi colpisce una cosa, è fatto da Luigi Pericle. Ho ritrovato le sue scatole di questo curioso Pericle, che stando a Basilea, da ormai svizzero, tollera solo carte di altissima qualità e comincia a giocare nell'astrazione. Altre che potrebbero anche essere viste come figurative, altre ancora totalmente espressioniste. Va ricordato che in quegli anni a Basilea girava un altro curioso individuo che era Mark Tobey, un americano scappato dall'America perché l'Europa gli prometteva delle libertà psichiche che l'America non gli consentiva. L'America esigeva il successo, l'Europa permetteva di essere artisti anche se nessuno ti guardava. Era quello un mondo di elite. Bastava per un artista, quando voleva esistere, avere un rapporto anche con pochissime persone, purché appartenenti a questa elite. Lo ebbe Tobey con l'Ernst Pyler, lo ebbe il nostro Pericle con gli Stecklin. Pyler, il grande gallerista, gli Stecklin, i grandi collezionisti. Sia Tobey che Pericle erano tutti e due affascinati dall'estremo oriente. Movimenti fluttuanti dall'aspetto giapponese, movimenti ritmici fatti di vermiciattolini esattamente come quelli di Mark Tobey, oppure segni schizzoidi e rapidi come quelli che negli stessi anni stava facendo Mathieu. Pericle riesce così a generare un rapporto di dialogo con tutte le sperimentazioni in corso allora nell'astrazione. Ne è qui un ottimo esempio. Da un lato un lavoro fatto su quella cosa che gli inglesi chiamano la texture, cioè la struttura portante dove la pittura esiste in quanto è sovrapposizione di elementi e talvolta riprende un'altra dimensione perché si gratta via da sopra per riscoprire ciò che c'è sotto. E dall'altro invece il gioco infinito delle trasparenze che in quegli anni lì colpiva tutti. Eccolo il Pericle che passa dall'astrazione sgraffignata e grattata rupestre a rimaginare l'immaginario di allora che era quello di Marino Marini e dei suoi cavalli col cavaliere. E a riprova di questa dichiarazione rieccolo in un'altra versione dove però tiene una lancia come se fosse Don Chisciotte. Questa volta con una pittura che è tutta lavata, slavata e collante. Sono gli anni nei quali a Losanna nasce il Musée de l'Art Brut, quello intorno a Dubuffet e a tutti i suoi amici. E guardate quanti rapporti ha questo gioco di segni liquidi, graffiniati anche loro, ma minimi, trasparenti, con quello che è il mondo che allora si scopre attorno a Dubuffet. Lui con la testa rotonda e lei con la testa quadrata. Come Paul Klee diventa un esperto di ciò che noi chiamiamo oggi le petit format, in versione pietra paesina o in versione ancora più curiosa, come in questo caso dove sembra indovinare e anticipare le viscere di un computer, perché l'artista geniale è sempre in grado di anticipare i tempi. Ma io so che
Luigi Pericle teneva molto a mio padre e mio padre anche era molto entusiasta di Luigi Pericle, io lo chiamo anche Giovanetti, perché Luigi Pericle era il suo nome di pittore, invece Giovanetti era il suo nome normale anche di quello che faceva disegni come Max. Erano due persone con due nomi. E poi c'era questo progetto di fare questo libro su Luigi Pericle che era a mezza cominciato. E io l'ho continuato, l'ho terminato in collaborazione con Giovanetti. La domanda perché Luigi Pericle non era stato scoperto prima, c'è una risposta abbastanza facile. Faceva tutto di impedirlo di essere scoperto. Evitava il contatto con il mondo, soprattutto con il mondo delle gallerie, delle collezionisti, viveva da solo, non usciva dopo le 6 di sera, non fumava, non beveva alcol. Ma era una persona molto onesta perché era il desiderio del mio padre che dopo che in testamento ha scritto che voleva che si era supportato, io l'ho fatto e Luigi Pericle anche l'ho onorato, anche ripagato le cose che non doveva ripagare. Viveva senza soldi, dipingeva fino a una certa età, dopo anche smesso, è diventato più e più spirituale. Aveva contatto con quasi nessuno, non solo nel mondo dell'arte. Se uno si rifiuta di essere scoperto, è difficile di essere scoperto.